devo ringraziare la Lega Calcio perché ieri ci ha fatto un regalo bellissimo. Era una domenica abbastanza triste per il campionato, con problemi di salvezza più che di scudetto o di zona Champions. C'erano di mezzo il Sassuolo, il Frosinone, la Salernitana, poi match clou della sera, un Monza-Atalanta. E cosa ha pensato la Lega? La Lega ha organizzato tutto questo con un match clou evidentemente non straordinario per lasciarci la possibilità di vedere la vera partita della domenica sera, come ai bei tempi, un Real Madrid-Barcellona clamorosamente finito 3-2 dopo effetti calcistici straordinari derivati soprattutto, e l'occasione è felice per ricordare le imprese di Carlo Ancelotti, l'allenatore che vorremmo tanto tornasse in Italia. Al Milan lo prenderebbero a braccia aperte in questo momento di crisi, e tuttavia ci ha fatto vedere, grazie a questo singolare calendario, ci ha fatto costruire un palinsesto che è finito veramente in gloria con questa partita spagnola. E devo dire la verità, se capitasse altre volte che la Lega si inventa una domenica così abbastanza tristanzuola e vada a trovare qualche match clou in altri campionati, l'Inghilterra, la Germania, non dico la Francia che non mi diverte più che tanto, e la Spagna, possono contribuire a rendere felice la nostra giornata di campionato.